questo qui è il corso Vittorio. Amici sportivi, buonasera, bentrovati col consuato appuntamento del martedì sera con Time Out. Questa sera andremo a commentare la decima di campionato della nostra NPC e non solo, poi vedremo che altro abbiamo anche. Stasera ci sono parecchi ospiti in studio e li vado a presentare a partire dagli ospiti femminili che sono qui sia in vesti in parte di tifose, no, perché hanno assistito comunque all'affermazione della nostra squadra domenica scorsa, sia in rappresentanza di Mani in Tasca, associazione, insomma, l'associazione, diciamo, questo momento, diciamo, in cui c'è una sensibilizzazione un po' ovunque sulla violenza contro le donne, insomma, ce ne parleranno poi in coda, ma le faremo intervenire anche sulla pallacanestro, perché comunque credo che ne valga la pena. Silvia Santilli e Federica Troiani. Alla mia destra, insomma, qualche personaggio conosciuto per gli amici della pallacanestro. Andrea Longobardi. Buonasera. Ci sei? Ci sono, ci sono. Ci sei sempre. Poi a fianco c'è il coach, che per la prima volta ci viene a trovare in studio, credo, buonasera, quest'anno, vero? Buonasera a tutti. Di Luciano Grazie Luzzi. Per l'invito e buonasera, sempre un piacere. RTR, dopo una vittoria, ma l'avresti fatto anche dopo una sconfitta, non c'è problema, ti toccava questa sera come da calendario. Comunque hai suddiviso bene la stagione, perché ogni 10 magari ci sta che viene il coach, no? Siamo a una piccola boa, insomma. A un terzo. A un terzo del campionato, poi vedremo quanto soddisfacente, ma io penso proprio di sì. Al suo fianco un amico di sempre, io direi, del personale e della pallacanestro, Valerio Pasquetti del Corriere di Rieti, del Corriere dello Sport, insomma, ma soprattutto io credo un opinionista appassionato come pochi qui a Rieti della nostra pallacanestro. Da anni comunque la commenta attraverso il suo giornale, anche onorato di essere seduto vicino allo special one della Sabina, perché questo è l'epiteto che io ho, con il quale ho qualificato Luciano grosso modo all'indomani della promozione in Serie A2, no? Attribuendogli meriti assoluti che seguita ad avvalorare con quello che sta succedendo in questo campionato. Quindi io lo scrivo spesso, lo special one della Sabina, non è il nostro piccolo Mourinho, diciamo. Piccolissimo. chissà che non possa diventare, voglio dire, percorrere nel basket quella carriera. Insomma, non sarebbe male. Non sarebbe male. Sarebbe con i Lakers. Ci vuole anche un po' di fortuna nella vita. Chissà, Fabrizio, lascia Bryant e arriva Nunzi. Bisogna portarlo a Rieti, Bryant. Certo, io non so attraverso quali canali bisognerà percorrere, ma sicuramente io credo che quando lui ha terminato, la voglia forse di andare a ritrovare laddove è nata questa sua passione, ci auguriamo che possa averla, e in questo averla certamente Rieti era piccolino, forse non ha tantissimi ricordi proprio per la tenera età in cui, voglio dire, era qui con papà Gio. Ha più amicizie da che so io, insomma, a Reggio Emilia, dove comunque era più grandicello ed era più facile avere le sue amicizie. Però magari l'idea di ripercorrere l'Italia, lui parla un italiano perfetto perché comunque ha frequentato le scuole in Italia, quindi di ripercorrere quella che è stata la sua carriera, magari ci può stare, avrà il tempo sicuramente. Bene, addentriamoci in quest'oretta che saremo insieme, andando, come dire, a vedere ciò che è successo domenica. Lo ripercorriamo insieme, andiamo a vedere la sconfitta interna di Ferentino con Casale Monferrato, 73-52, piuttosto netta, 21 punti di scarto. Casale che si conferma una forza importante di questo campionato, in qualche modo rivaluta, se si può rivalutare una sconfitta, però in ogni caso una vittoria larga a Ferentino, alla fine
meno larga di quanto è stata la sconfitta di Rieti in quel di Casalmo Ferrato, o giù di lì, insomma. Comunque. Beh, però Fiorentino con un po' di problemi di organico, un po' di. Sono in un momento un po' particolare, parecchi infortunati, non riescono neanche a allenarsi a livello competitivo, insomma. Comunque, rimettiamo i risultati. La vittoria in esterna di Agrigento, che comincia a definirsi forza importante di questo campionato, se ce ne fosse stato bisogno, vince a Latina 90-85, quindi manco a dirlo, Scafati che si conferma in casa con Tortona 92-72, Tortona comunque aveva una discreta classifica anche prima di questa giornata. Quindi la vittoria interna di Trapani con Biella 98-82, bel risultato finale, i due punti che arrivano, faticati non poco, ma comunque arrivano, della NPC Rieti con Barcellona Pozzo di Cotto, lì c'è solo Barcellona, però insomma Rieti Barcellona l'abbiamo disputata, Valerio forse se la ricorda, con la Barcellona spagnola. Barcellona, Juventud, forse Badalona, non, sia con anche Badalona, Barcellona, con Barcellona, con il Barcellona. Badalona mi ricordo bene. Badalona, assolutamente sì. Andiamo avanti con Acea Roma, Paffoni, Omegna, 87-84, quarta vittoria di fila da che c'è Caglia della Virtus Roma. Chi l'avrebbe detto? La Roma vista Rieti, voglio dire, forse in pochi ci avrebbero scommesso, invece è lì a quota 8, poi vedremo la classifica. Casal Pusterlengo, Reggio Calabria, vince Reggio Calabria, qui non so cosa è meglio per Coach Nunzi, poi ce lo dirà, 77-58, e la vittoria interna di Siena con Agropoli 103-88. La classifica che vede a questo punto da sola Scafati in testa lì a 16 punti, forse la squadra al momento che ha manifestato la maggior completezza del campionato, ma Casale Monferrato è lì, neanche troppo a sorpresa forse c'è Agropoli a quota 14, quantomeno dalle indicazioni di inizio campionato. Subito dietro troviamo a 12 punti un quartetto formato da Trapani, Agrigento, Ferentino e Tortona, e quindi a quota 10 c'è Siena, Latina e Rieti. Speriamo di no. Ci mettiamo sempre per ultimi in questa serie, vabbè, ci sta. Acea Roma e Casal Pusterlengo 8, Reggio Calabria, Biella e Omegna 6, Barcellona 4. Diciamo che per la quota salvezza Rieti conserva 4 punti. Io la vedo sempre in questo modo, perché credo che questa è la filosofia con la quale dobbiamo vivere questa stagione. Poi se verrà qualcosa di più, tanto meglio, ma l'obiettivo è quello di mantenere una Serie A2 conquistata con tanto sudore e sul campo e non per il pescaggio. Credo che questa sia la soddisfazione più grande, no Luciano? Sì, sono d'accordo. Poi è chiaro che durante il cammino, se riuscissimo a cambiare il nostro obiettivo, ne saremmo ben contenti, però bisogna essere realisti e soprattutto non mollare un attimo la presa, perché ecco, arrivare anche, l'abbiamo dimostrato domenica, non essere arrivati pronti mentalmente alla partita è un livello dove non è facile poi riprendere le partite una volta che sono partite male, perché poi dopo ci sono sempre di mezzo dei super quintetti da parte degli avversari, che per carità Barcellona comunque, anche se era priva di migliori, però insomma si è presentata con un atteggiamento da squadra che non era comunque disposta a regalare nulla. Quindi questa è una cosa che... Solo l'atteggiamento, Luciano, domenica ha giocato questo, cioè forse un attimo di pensiero Barcellona lì, ultima, ma io credo definita forse come la forza meno forte del campionato, mi si passi questo modo di dire. Può soltanto questo aver influito? Indubbiamente è una squadra che ruota almeno 8 giocatori, è riuscita a mandare abbastanza presto peraltro, come dire, a referto. Sì. Quindi
giocatori non di grandissimo livello, questo possiamo dirlo, però comunque giocatori che non vi hanno concesso punti di riferimento. E questo è stato il problema un po' della partita, no? Chiaramente durante la settimana uno si prepara in relazione anche alle caratteristiche degli avversari, ai giocatori più pericolosi. Poi all'ultimo momento sono venuto a mancare Migliori, che per loro è un terminale offensivo importante. Dopo pochi minuti la situazione falli di Lobo lo ha tolto dal campo e lì è diventata veramente una partita difficile, perché comunque sì, loro hanno cominciato a giocare con un quintetto molto atipico, privo di punti di riferimento, con giocatori quasi tutti perimetrali, e quindi chiaramente la partita un po' si è complicata. Di fondo c'è una nostra comunque brutta partenza a livello di atteggiamento, siamo entrati in campo troppo soft, e questa cosa qui è la seconda volta che capita, perché anche con Agrigento nel primo tempo abbiamo commesso lo stesso errore, e noi purtroppo però in casa queste cose non le dobbiamo sbagliare, perché Rieti deve essere il nostro fortino e da qui deve passare quello di cui parlavamo prima, cioè il fatto di conquistarci un tesoro che poi dopo all'occorrenza ci possiamo spendere in futuro, diciamo, come meglio vogliamo. Un fatto inatteso, no? Quello visto sin dai primi minuti, anche in relazione alla bella prova di Scafati, perché esatto, tutto sommato oltretutto, in casa della capolista, anche a detta dei telecronisti che hanno commentato quella partita, che ho visto chiaramente sul sito della Lega, è la squadra che in casa ha fatto più soffrire la capolista Scafati. No, ma oggi con i ragazzi analizzavamo questa situazione, parlavamo proprio di questo, del com'è possibile che comunque anche il risultato di ieri lo dimostra, perché comunque ieri Scafati ha segnato 92 punti in casa contro una squadra di buon livello come Tortona, e invece noi mentalmente lì la partita l'abbiamo tenuta assolutamente. Poi è chiaro che la loro qualità è veramente tanta, per cui dopo, quando ci siamo coperti un po' su certi giocatori, ne sono venuti fuori altri altrettanto pericolosi. Però i 72 punti subiti a Scafati sono anche poi figli dell'ultimo minuto, dove abbiamo mollato improvvisamente, abbiamo preso un 6-0, altrimenti avevamo fatto una partita da meno di 70 per loro. Quindi passare da una partita così importante a livello difensivo a una così poco di sostanza mi ha sorpreso, perché chiaramente se io fossi sicuro che la squadra non può fare certe partite, lo do come dato di fatto e lavoro su altre cose. Invece il fatto di aver visto che comunque la squadra può fare e poi all'improvviso succedono queste cose mi lascia un po' perplesso, perché vista dal campo, Andrea, non devi essere d'accordo per forza con il coach, però poi capisco che, voglio dire, finirai per farlo. Però quello è successo. Che come è successo con Agrigento, siamo partiti male nel primo tempo. Infatti loro, se non mi sbaglio, hanno preso 8 rimbalzi in attacco il primo quarto. Cioè una cosa allucinante. E già nel una secondo cosa quarto, vista inizio campionato, che comunque avevate cominciato a rimuovere, sì, strada, sì, facendo, esatto, no? Esatto. Questo del rimbalzo della seconda opportunità, esatto, concessa facile agli avversari. E già nel secondo quarto, diciamo, siamo andati meglio, perché hanno preso solo un rimbalzo in attacco e abbiamo iniziato a capire come gestire la partita. E poi piano piano comunque siamo riusciti a portarla a casa, anche con tanti errori. E, diciamo, non facendo una partita bellissima, comunque l'abbiamo portata a casa, e questo è l'importante secondo me, anche se c'è tantissimo da migliorare, ognuno di noi ha tanti margini di miglioramento secondo me. Tanti margini di miglioramento, ti lascio la parola, poi la passo a Valerio perché poi fa un sunto di tutto quanto e esprime la sua opinione. No, tanti margini di miglioramento anche in seno ai giovani, tanti che compongono la squadra. Tu sei uno di questi, io, uno di quelli che sì, comunque sta meritando sempre più minutaggio, sempre più considerazione, che Luciano Nunzi sta cercando anche, come dire, in qualche modo di salvaguardare e non bruciare, perché insomma poi il passo è come dire, è piccolissimo, no? Lo metto in campo e poi magari nonostante tu abbia la testa per starci
magari succede qualche cosa che poi non ti fa fare le cose giuste e perdi un po'. In questo modo mi sembra che la gestione sia sì, io devo, sia come ho già detto, no? Al coach, devo ringraziarlo perché comunque a inizio anno non mi aspettavo di giocare, di avere un minutaggio di questo tipo, diciamo, perché comunque sono partito un po' già dal precampionato un po' negativo, diciamo così. Poi piano piano sto cercando di prendere più fiducia sia in me stesso che dare fiducia comunque a tutta la squadra e all'allenatore. E spero di arrivarci in un periodo di tempo piccolino, diciamo così, dai. Siete tutti abbastanza sfrontatelli, devo dire, nel senso che la testa c'è, una testa forse anche di livello superiore all'età che avete in qualche modo, perché entra Hidalgo, entri tu, entra, vabbè, Della Rosa è il cambio naturale del play, entra con maggior continuità, però tutti quanti lì convinti di stare bene in campo, no, e di diciamo, provare a fare quello che sapete fare. Allora, diciamo che noi ce la mettiamo sempre tutta, già dagli allenamenti, che ora le persone che vengono al palazzetto molte volte guardano solo le partite e poche volte guardano gli allenamenti, ma noi ci facciamo veramente, non voglio dire una brutta parola, ma un mazzo grandissimo in allenamento, già dal martedì che cominciamo con l'atletica fino a finire per la partita. E ognuno di noi, ognuno dei giovani ce la mette tutta per poter ricavare quel piccolo spazio che... quella piccola opportunità che ci può essere la domenica o il sabato quando giochiamo. Anche perché sennò farebbero la fine di Casal Pusterlengo, mi pare che il presidente l'abbia fatta allenare lunedì mattina alle 7, o sbaglio Luciano, no? Sì. Che hanno perso in casa di 20 e lunedì mattina alle 7 allenamento per il coach e per i ragazzi, quindi ma conviene impegnarsi, sono... anche se non credo che Peppe Cattani sarebbe capace di tanto. Questi metodi alla fine che possano pagare se non soltanto richiamare l'attenzione, la curiosità, ecco, dei media o come curiosità, no? Per quanto avvenuto. Ma Valerio, una partita, devo dire, non bella, no? Forse da vedere, però due punti fondamentali. Fondamentali contro un'avversaria comunque rognosa. Un'avversaria che veniva da 5 sconfitte di fila, noi venivamo da 3 sconfitte, che aveva voglia di riscatto, che ce l'ha messa tutta per impegnarsi, poi sentiremo anche le lamentele del coach a fine gara, non so quanto giustificate, però insomma... Poco urbane più che altro. Poco urbane, sì, sicuramente, ma vabbè, questi poi alla fine sono come dei pareri, cioè lo sfogo a caldo. C'è sempre un po' tutto, no? Se vogliamo, perché insomma uno però oggi la società vive la tensione poi, un'ora e mezza, no? La società ha rimarcato lo sfogo del coach, quindi evidentemente sono in linea, sono convinti di questa cosa. Vabbè, io sono convinto che forse abbiamo difeso poco noi, quindi i falli non fischiati a noi erano frutto di una difesa un po' blanda all'inizio. Non mi pare che ci sia stato un arbitraggio determinante, anzi... Parlando lì, diciamo, in tribuna stampa con Luigi Ricci, con Manuel Scappa, annotavamo come appunto alla fine del primo tempo avessimo solo 3 falli e loro molti di più di noi, ma questa non era una nota di merito per Rieti, ma avvalorava il fatto che la squadra non stava difendendo bene, no? Quindi poi ci può stare un fischio più o meno condivisibile, opinabile, che può spostare il peso della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra, ma secondo me insomma non mi pare che gli arbitri abbiano inciso, anche se è vero loro hanno avuto moltissimi falli, ma hanno picchiato duro, hanno giocato una partita molto intensa, molto aggressiva dall'inizio e quindi gioco forza, i falli fanno parte del gioco, sono regola di questo sport. La partita è stata una partita non bella, una partita però avvincente come tutte quelle che abbiamo visto fino ad ora in questa serie A, della quale io già qualche settimana fa ho ringraziato Luciano a nome credo di tutti, c'eri anche tu, no? Dicendo stiamo assistendo ad un bellissimo campionato, a delle bellissime partite in ogni caso che richiamano alla mente anni passati, tempi lontani, campioni che oggi non ci sono più o che hanno ormai una certa età, e credo che questo sia bellissimo per una città che come Rieti ancora oggi è capace di portare, nonostante tutte le difficoltà economiche, la congiuntura, circa 2.000 persone al Palazzo dello Sport, e credo che sia
per una cittadina di 40-45 mila abitanti, sempre un enorme successo del quale dobbiamo andare fieri. E continuo anche sul rimarcare questa presenza dei spettatori, perché credo che insomma Rieti, Valerio, sia ripartita dalle presenze che c'erano ai playoff lo scorso anno per andare ancora più su anche in partite non di cartello, se vogliamo, come quella con Barcellona. Rieti ripartita tre quarti di palazzetto pieno, davvero una soddisfazione per chi va in campo, per Luciano che Fabrizio, ha seguito per Copernosi, abbiamo vissuto, cioè abbiamo i capelli bianchi, no? Abbiamo vissuto quanti periodi di alto e basso, soprattutto basso, no? Questo flusso economico, questa curva economica che piuttosto che andare su va giù, insomma, i momenti in cui cresce sono pochi di entusiasmo. E quindi gioco forza, l'animo della gente, il sentire comune, diciamo, viene frustrato in qualche maniera, no? Alla fine sono delle vessazioni che uno subisce, insomma, non è il caso adesso di andare a ritroso con la memoria, ma chi segue la pallacanestro a Rieti sa bene di che cosa parlo. Quindi io credo che l'ultima mazzata che abbiamo avuto con la NSB, insomma, è stato un colpo durissimo. Poi l'RBC, Rieti Basket Club, tutto quello che è successo, insomma, ritirarsi su da questa situazione era veramente, veramente duro. E credo che Luciano, che l'ha vissuta indirettamente, ma certamente ne ha subito le narrazioni, ne fosse convinto e partecipe, perché lui più volte ha detto: il mio più grande successo è stato quello di aver riportato al Palazzo dello Sport molta gente. Oggi tutta questa gente, oggi credo possa andare fiero lui, ma tutti noi, alla fine, che in qualche maniera ci abbiamo lavorato, ciascuno ha messo il proprio mattoncino, ma soprattutto la società, la squadra, l'allenatore, di avere queste 2000 presenze più o meno, no? Che insomma credo gratifichino non poco. Per quanto riguarda l'aspetto partecipi, peraltro, è da rimarcare come la squadra anche nelle sconfitte sia uscita comunque applaudita dalla gente, che perché sembra aver sposato la perché esce applaudita questa... però perché tu ricorderai tanti anni, tanti campionati in cui c'erano le sconfitte ma la gente fischiava, no? Perché escono gli applausi? Perché nel momento in cui una squadra perde ma i giocatori danno il 110% di quello che possono, non si può che dire bravi, insomma, cioè, e rendere onore all'avversario. Quindi, e questo non ti demotiva la settimana successiva dal dire: ma non ci vado perché vado a vedere quei quattro caproni che neanche sudano. In questo però mi insegno, è una stagione in parte atipica, raramente si è vissuto questo aspetto che stiamo rimarcando adesso, Valerio. In passato, forse. Adesso magari qualcuno mi addita di piaggeria, però la squadra incarna lo spirito di chi l'anima. Io ho detto di Luciano Nunzi tante volte: secondo me è uno straordinario aggregatore sociale. Lo dissi anche l'altra volta che venni qui, c'era Roberto Ventuzzi. Lui è uno straordinario aggregatore sociale, e Picchio Feliciangeli me ne ha dato conferma quella sera e più volte, no? Cioè, un motivatore straordinario, una persona, un uomo, prima che un allenatore, un professionista, che è bravo, che è capace di ottenere dai propri giocatori, dalla propria squadra, il massimo che possa avere. E di questo gli va dato merito, insomma. Quindi è un po' come il Mourinho dell'Inter, no? All'epoca, o il Conte della Juventus. Il Conte della Juventus, cioè quello spirito pugnace, combattivo, non è facile, perché, come diceva Andrea prima, questo richiede, credo, tanto impegno, tanta applicazione, costanza, devozione, professionalità quotidiana. Non è facile averlo. Per un allenatore che poi, insomma, ci vuole anche tanta passione, Luciano, credo, soprattutto. Richiede non poco, credo. Però io mo mi emoziono, quindi... No. No, te monta la testa, no. Te monta la testa, che tu ci devi portare la salvezza, lo sai, hai detto che tu a Rieti ci pensi, quindi ci tengo, ci tieni e ci pensi, ci tieni e ci pensi. No, intanto grazie, però obiettivamente ognuno ha il suo modo di essere più che di lavorare, e quindi chiaramente cerca di metterlo in campo a disposizione
della propria passione, del proprio posto di lavoro, non so come dirlo, io sono fatto così, non ci posso fare niente. Poi ci direi a che punto sei nel plasmare la squadra secondo quelli che, insomma, su quello che è la tua pallacanestro, no? Perché ogni anno in qualche modo ci riesci, anche se qualche volta la squadra non sembra costruita, voglio dire, precisamente per quelle che sono le caratteristiche che ricerchi, però in qualche modo poi riesci a portarla alla tua pallacanestro. Tra le 2000 e 2200 persone che erano domenica, c'erano anche le nostre Silvia e Federica. Giusto? Sì, non ho sbagliato i nomi. Vi siete divertite innanzitutto? L'ansia, abbiamo vissuto tanta ansia. Sì, molta. Però sì, ci siamo divertite. Quindi tornerete, sì. Sì, no, quello è uno sport che dà adrenalina in qualche modo. Sì, no, a me mancava l'adrenalina dello sport. Ho fatto sport per tanto tempo e mi mancava e l'ho rivissuta tutta in una giornata, diciamo. Che non sarà l'unica, possiamo sperare? No, assolutamente. No, per me è stato molto divertente. Intanto partire dal dietro, ovvero dare le cartoline prima di entrare, sentire l'ansia di chi entrava, gli ultra agitati, andiamo a prendere questo, quest'altro, è stato divertente. Dove eravate posizionate? Non ne ho curva? Idea. Vicino agli ultra. Ora no. Ci sta chiedendo troppo. Troppo eravamo posizionati e vedevamo la eravate partita. Eravate al Palace Journal. Sì. Questo va bene, l'importante è quello, insomma. Anche tu ti sei divertita? Molto. Molto sì. È stata Avevi seguito qualche volta in precedenza la pallacanestro oppure soltanto sentito che a Rieti c'era una squadra di basket? No, sinceramente non ho mai seguito, ma in generale, insomma, la pallacanestro, però insomma è stata una partita veramente bella e vincente. Infatti ci siamo dette che saremo sicuramente tornati. Quindi insomma, magari portando qualche amica, così già le abbiamo portate, quindi eravamo in 5. Se una delle cinque ne porta un'altra, diventano 10 e diventa un gruppo che abitualmente va lì a divertirsi. Ma non penso che divertirsi. Serva, perché era pienissimo. Noi siamo entrate per ultime, perché prima appunto, ti ripeto, consegnavamo le cartoline della campagna e in realtà abbiamo avuto difficoltà a trovare posto, quindi non penso che serva che portiamo amiche, anzi, rischia che rimangono in piedi. Ci sono un po' di ragazzi, no, che giocano, insomma, giovani, che gradiscono, credo, la presenza delle ragazze in tribuna, no? Giusto? Ma non penso giusto che diano molta importanza. Quando si gioca Roma, il dopo magari sì. Vabbè, dipende, qualcuno è fidanzato, qualcuno no, per i ragazzi single diciamo di sì, dai. Può essere uno stimolo, voglio dire, sì. Non voglio dire altro, però insomma vedere che c'è anche una platea femminile a incitare può essere divertente. Bene, io direi di chiudere questa prima parte di Barcellona, insomma due punti l'abbiamo detto, importanti, un pochino l'abbiamo analizzata, i motivi per i quali siamo andati non benissimo, però alla fine contava il risultato finale, no? Quindi direi di mandare il servizio di Gaetano Laghetti, visto da Laghetti che ci spiega un attimino in 3 minuti quello che è successo domenica. Vediamo poi se siamo d'accordo anche. La NPC Rieti ha ottenuto una tanto importante quanto sofferta vittoria contro una Barcellona Pozzo di Gotto più briosa del nome del suo main sponsor. Forse il principale errore commesso dalla squadra reatina è stato, come rimarcato da coach Nunzi in conferenza stampa, di considerare la partita già vinta ancora prima di averla giocata, data l'ultima posizione in classifica dei siciliani e l'assenza di uno dei suoi migliori giocatori, l'argentino Franco Migliori. Approccio soft per la squadra di Nunzi, aggressivo per quella di Bartocci. All'intervallo solo 3 falli commessi da Rieti, ben 15 da Barcellona. La Briosa piazza un parziale iniziale di 8-2, poi continua a menare le danze per tutto il primo tempo con Lubo frenato dai falli, ma con tutti i giocatori che vanno al referto con un'ottima percentuale nel tiro dalla lunga distanza. I siciliani arrivano fino a 8 lunghezze di vantaggio a pochi minuti dalla fine dell'intervallo lungo. Ci pensa Parente, silente fino ad allora, a scuotere la sua squadra limitando il passivo sul meno 4. Nel secondo tempo si vede una NPC diversa, aumenta l'intensità anche per l'ottimo apporto dei giovani De La Rosa e Longobardi,
Barcellona continua ad eccedere nei falli e nelle conclusioni dalla lunga distanza, ma riescono a rispondere con energia ad ogni tentativo di allungo dei padroni di casa che, tra errori ed omissioni vari, sembra in grado di poter chiudere il match. Rieti è trascinata da un monumentale Buckles che con 28 punti, 14 rimbalzi e 42 di valutazione complessiva sfoggia la sua miglior prestazione italiana, ma i tantissimi errori dalla lunetta mantengono la partita in equilibrio. Si arriva al finale punto a punto, Barcellona ci arriva con gli uomini contati e forse stanca e poco lucida, Buckles e Pepper realizzano i punti decisivi, poi ci pensa Mortellaro con un furto con destrezza di palla a mandare i titoli di coda su una partita che la NPC Rieti ha vinto 78-73, con merito ma estrema sofferenza, anche con l'aiuto di qualche divinità del basket, ma era una partita troppo importante da vincere e lo si è fatto nonostante un basket non certo di elevata fattura, una pessima difesa soprattutto nel primo tempo e un attacco che ha continuato a mostrare i problemi evidenziati nelle ultime partite. Ora la squadra reatina ha archiviato il primo terzo di campionato con un soddisfacente bottino di 5 vittorie e attesa da due dure trasferte contro squadre che navigano in una posizione di classifica simile alla nostra, Omegna e Siena. ...42 di valutazione, parliamo di Ragin' Buckles. Sì, non diciamo quelle magari nelle partite precedenti, perché sarebbe un alto e basso incredibile, sì. Insomma. Abbiamo scoperto, proviamo a scoprirlo insieme con te magari, questo giocatore che ha un'elevazione paurosa, un'agilità incredibile, una tecnica ancora probabilmente da plasmare, anche tattica, perché spesso sembra un po' fuori dagli schemi, però 28 punti ha inciso in maniera importante, al di là anche di quel canestro che abbiamo visto durante il servizio quando è caduto in terra, sì. Ha realizzato, eccolo qui, i tre punti che poi sono stati, hanno regalato alla fine la vittoria a Rieti. Però forse chissà, bello, Fabrizio, scusa, che Luciano dicesse adesso che... Che cosa commentava quando, in diretta, quando Buckles è rimasto a terra, Luciano? Sì. No, qui sono impazzito, ma non per il canestro, per i secondi in cui lui è rimasto sdraiato a terra nella speranza che l'arbitro fischiasse un fallo che invece non poteva più fischiare ormai. E era il momento decisivo della partita, quindi dalla parte mia mi aspettavo un giocatore che appena avesse segnato... Sei impazzito, sei qualcosa di peggio forse. Sì, no, veramente c'era Paolo Matteucci dietro di me che ha nascosto qualsiasi cosa ci avesse lì davanti, perché veramente mi chiedevo ma perché sta sdraiato, perché non si alza e torna in difesa, ma perché... Però insomma, dopo la partita che è riuscito a fare, gli perdoniamo anche questa... questa piccola dormita dopo il canestro da tre punti, no? Tornando al discorso... Ci riusciamo a plasmare quelle che sono evidenti, insomma, no? Lacune tecniche, tattiche, ma di fronte a uno che comunque ha fatto 28 punti ed è stato l'MVP della giornata, quindi cioè, tanto di cappello per la prestazione, però poi magari si passa anche ai sei punti... Delle ma parte... sì, questa è una fase in cui lui, secondo me... Lui non ha ancora capito che cosa può fare in questo campionato, secondo me, perché vorrebbe fare tutto, ma non è un campionato dove può fare tutto. Quindi deve iniziare a selezionare le cose che si può permettere di fare. La prima parte di campionato lui ha avuto diverse difficoltà nel capire il metro arbitrale. Ha perso tante volte la palla per falli in attacco, per passi, quindi le prime 3-4 partite non ci ha dato quello che magari un po' tutti ci aspettavamo. Poi dopo abbiamo cominciato a lavorare un po' su come giocare in post basso, dove secondo me lui a questo livello non ha rivali a livello di numeri 4, nel senso sì, ci potrà essere qualche suo connazionale che gli può creare qualche difficoltà, però...
a livello di post basso. Il problema è che lui non sa che cosa deve fare in post basso ancora. Quello mi sembra. Quindi si porta dietro, da poco la si cosa. Porta dietro ciò che ha imparato nel college, dove però c'era una fisicità che in questo campionato chiaramente non c'è. E quindi spesso e volentieri basterebbe veramente poco per prendere dei vantaggi, e invece lui questa cosa qui ancora sta cercando di apprenderla. Anche perché arriva laddove nessuno può arrivare, esatto, in questo campionato. Quindi infatti per quello dico, cioè lui si... Il tiro se vuole lo assolutamente lo sì, fa. Lui tirare tira sempre. Problema. Il problema è che lui adesso vuole tirare secondo i canoni che lui obiettivamente sa utilizzare, però spesso va incontro a avversari furbi che gli si buttano flop, facendo flop, e quindi falli in attacco un po' da rivedere, soprattutto quando ci sono dei mismatch sui cambi difensivi, sui pick and roll laterali. Lui ancora non ha capito che magari invece di attaccare lui deve cercare di chiudere le difese e ridare fuori la palla. E a lui piace molto giocare fronte a canestro, ma in questo momento non ci sono gli spazi che lui si aspetta di avere dentro l'area. Gli si apriranno quando magari riuscirà a fare con continuità la partita dell'altro giorno, quindi quando diventerà pericoloso con costanza da tre punti, e allora gli avversari cominceranno a uscire, e lui secondo me dal palleggio può anche battere qualche quattro di questo campionato particolarmente pesante a livello fisico. Il problema è che chiaramente adesso ancora lo aspettano un pochettino dentro, lui purtroppo, perché secondo me, io glielo dico sempre, dico: Rakim, tu sei un tiratore nettamente migliore di quello che pensi. Dico, per cui fin quando tu scoprirai di essere un buon tiratore, soprattutto dagli scarichi, secondo me riuscirai a giocare come tu hai in testa. In questo momento non lo puoi fare, perché le difese sono troppo chiuse. Che dici, Andrea? Tu che lo vedi tutti i giorni in allenamento. Allora, io innanzitutto dico che, sono contento che ha smentito. Attraverso lui, insomma, è chiaro che gli americani, come sempre, quando poi son pochi, no, non è la Lega 1 in cui alla fine ci si può sbizzarrire, si può cambiare, si può fare. Qui sono questi, e questi ci teniamo fino alla fine. Bisogna farli crescere in qualche modo, bisogna farli ambientare, e questo credo che non sia il minore dei problemi, esatto, qui a Rieti. L'aiuto a capire meglio quello che è un basket diverso. Allora, io innanzitutto, come ti stavo dicendo, sono contento che abbia smentito tutte quelle persone che in queste ultime partite lo hanno un po' criticato, diciamo parecchio, e anche perché ormai lo conosco da 4 mesi, siamo, penso, la maggior parte del nostro tempo lo viviamo assieme, quindi è come se fosse un fratello acquisito, diciamo così. E naturalmente ha dei limiti tecnici, ma come tutti alla fine, non è l'unico ad avere dei limiti tecnici, e deve capire quello che può fare, che come ha detto anche già il coach, lui ancora non lo sa, perché come la partita di ieri ha dimostrato che determinate cose le sa fare, per esempio i tiri da scarico, come l'ultimo tiro che ha preso, che non hanno fischiato fallo ma che c'era fallo, oppure lui, essendo atletico moltissimo, diciamo, deve capire che può giocare anche in post basso e dentro l'area, cosa che lui non sempre vuole fare, perché gli piace comunque palleggiare, diciamo penetrare, battere l'uomo e fare queste cose qui. Noi comunque, come ho già detto, cerchiamo di aiutare tutti, non sono naturalmente io, perché comunque sono uno dei più piccoli, però ci sono tantissimi ragazzi che giocano con noi. Tu vivi un basket italiano, europeo, una filosofia, esatto, e comunque già dalle giovanili comincia ad avere dentro, che è diverso. È diverso da quello americano, esatto. Da quella americana, no? E io l'ho notato quest'anno, che è il primo anno che gioco assieme ad un americano. Sì, anche, diciamo di sì. Diciamo, ho notato quest'anno che i due americani sono propensi a giocare in un diverso modo rispetto al nostro. Comunque, anche per esempio già i passi, già usare di più il fisico, per esempio gli sfondamenti che fa Rakim. Cioè, loro sono abituati in maniera diversa rispetto al campionato italiano. Però devo dire la verità che piano piano, secondo me, Dalton, diciamo, già ci sta entrando dentro. Rakim ci metterà un po' di più, però ci arriva, secondo me, sicuramente. Vorrei correggere un attimo quello che ha detto Andrea in assoluta buona fede all'inizio del suo intervento. Quelle le critiche delle quali hai parlato, no? Nei confronti di questo ragazzo. E ti parlo sempre comunque da amico, fratello. No, comunque, aspetta, cioè... aspetta. Come... avevamo premesso in avvio, non ha mai ricevuto un fischio questa squadra, e neanche Rakim e nessuno, perché nessuno dal primo all'ultimo tifoso o addetto ai lavori mette in dubbio l'impegno che viene profuso da ciascuno e anche da Rakim.
Quindi poi magari c'è tutta la libertà di poter dire ci aspettavamo di più dei 6 punti magari che, non so, ha segnato mi pare con Agrigento, non ricordo adesso, 8 punti ecco, con Agrigento, perché ovviamente la nostra squadra è una squadra che gioco forza deve fare perno sui 2 giocatori americani, Andrea, no? Quindi, perché abbiamo un parco di giocatori italiani che non credo sia paragonabile a quello delle migliori formazioni della Lega, o comunque che non è di primissima fascia, quindi è fuori di luogo che ci si attende dai 2 stranieri, dai 3 stranieri, quelli che sono, un rendimento, diciamo, ecco, un po' superiore. Magari non tutte le partite come quello che ha fatto domenica Rakim, perché sarebbe veramente eccelso, però insomma una via un pochino di mezzo, ma credo che credo che ogni critica sia, fino adesso, sia stata mossa in assoluta buona fede, insomma, e con pieno rispetto dell'impegno che ciascuno dei ragazzi profonde. E comunque con la voglia, costruttive da parte di una tutti, persona che dire. Sicuramente ha un atteggiamento innanzitutto positivo, certamente quello, che vuole essere comunque un aiuto, una critica. Ecco, non poi critica se, cioè, voglio dire, se il tifoso, lo sportivo, l'appassionato che vede la pallacanestro da 40 anni, 50 anni, ecco, vede Rakim che si palleggia sul piede e la palla gli va fuori, 1, 2, 3 volte alla fine non può esimersi dal dire porca miseria, sì, porca miseria potrebbe fare meglio, non, come è stato domenica, no? Adesso buttiamola sull'ironico, domenica io ho detto ha giocato benissimo e non si è neanche mai palleggiato su un piede, quindi questo credo, lo dico in maniera scherzosa, è comunque un segno di un miglioramento, di un progresso, no? Di una maggiore sicurezza, perché sicuramente sa palleggiare, quindi maggiore e consapevolezza delle proprie capacità, dei propri mezzi, che domenica ha sfruttato in maniera eccelsa. Ti ricorda qualcuno del passato come caratteristiche? Io l'ho paragonato ad un misto tra Lemon Lampley e Lee Johnson. Lemon Lampley e Lee come Johnson. Come struttura fisica. Come struttura fisica, come a livello scheletrico, diciamo, muscolare, sia come caratteristiche di gioco. Naturalmente Lee Johnson era, insomma, il non plus ultra, perché poi andò a finire col Maccabi della Vib, ti ricordi, no? Ti ricordi anche però come fu accolto a Rieti, insomma, con abbastanza scetticismo iniziale. Sì, però io ricordo anche i 29 punti che segnò con la Sinuina Bologna in 20 minuti senza tiro da 3, insomma, quindi Villalta e compagnia mi pare che rimasero ancora, staranno storditi nel ricordarlo. Quindi, come Lemon Lampley venne a Rieti insieme a Payne, ti ricordi anche loro, venivamo erano credo dei rookie. Venivamo da Cliff Mealy a Rieti, insomma. Però erano dei rookie anche loro, insomma, crebbero moltissimo, proprio come Invece io parlerei un attimino, ecco, magari potremmo chiederlo a Luciano, no? Di questa piccola involuzione che c'è stata, diciamo, nel gioco, che è correlata soprattutto alla forza degli ultimi avversari che abbiamo incontrato. Ma da parte di Dalton Pepper, perché ha avuto un inizio eclatante e che nelle ultime partite, come ci siamo più volte detti, probabilmente perché conosciuto dalle squadre avversarie, è stato limitato. Però magari forse questo Luciano, Valerio, è il regalo che ti fa Samuele, dalla regia, che poi se la rimanda, io credo. Ecco. Samuele, faccelo rivedere. Facci rivedere queste due cose, perché solo, insomma, solo questo, ragazze, vale il prezzo del biglietto, no? Questa azione, guardate. Guardate da dove ha staccato per andare a depositare da fuori del canestro. Fuori del pitturato. Eh? Anche la partenza straordinaria. Ma guarda, ti dico la verità, mi sono accorto che noi, quando prepariamo le partite, che analizziamo, diciamo, ciò che le altre squadre sono abituate a fare a livello difensivo, mi sono accorto che con noi, soprattutto su Dalton, le altre squadre cambiano il loro sistema, quindi significa che è un giocatore che già viene tenuto in considerazione tanto in Serie A2, e questo però secondo me è un grande vantaggio, perché quando una squadra è abituata a giocare 6, 7, 8 partite, che ne so, facendo contenimento col 5 sui pick and roll, ed arriva contro di noi e è costretta a fare uno show per limitare Dalton Pepper, significa che comunque la sua presenza già serve per cambiare gli equilibri difensivi di una squadra che magari per 8 partite invece aveva fatto altre cose. Quindi è chiaro che adesso la nostra capacità
è quella di sfruttare questa cosa, nel senso che Dalton deve stare tranquillo e non dipendere dai 20 punti a partita, ma allo stesso tempo gli altri devono sapere che se gli altri decidono di limitarlo in quel modo si aprono spazi a disposizione per i poi compagni. Lui ha grandi mani, cioè lui passatore davvero di grandissimo d'accordo, livello. Sono d'accordo, soprattutto dalle situazioni di pick and roll riesce a vedere tante linee di passaggio, cosa che tanti giocatori non ce la fanno. Domenica è già tra i più distratti in difesa nei primi 20 minuti, è stato. Sì. Oggi abbiamo fatto video proprio su questa cosa qua, perché comunque secondo me lui in difesa può darci intanto fisicità. Molto di più. Molta più fisicità, perché comunque lo vedo quando attacca che è difficile tenerlo. E poi, però anche qui torniamo al discorso delle abitudini. Da Nicolò. Delle abitudini difensive dei college, e oggi scherzando gli ho detto ma a Temple vi insegnano a fare questa cosa qua in difesa, e lui ridendo ha detto sì, ci l'abbiamo lavorato tanto, quindi è normale che se arriva qua gli si chiede qualcosa di diverso, insomma. Ma lui è consapevole di avere dei mezzi fisici straordinari, perché credo che non ma io credo di sì, anche quella quell'azione non li sappia sfruttare, quell'azione che abbiamo fatto, no, lui è un ragazzo molto umile e molto è un uomo veramente di squadra, cioè è un ragazzo che come atteggiamento anche in uno spogliatoio è super, quindi credo che non abbia proprio la parola egoismo, non faccia proprio parte del suo vocabolario. Chiaramente, l'avete detto prima per Rakim, questo è un campionato dove l'apporto dei giocatori statunitensi chiaramente è importante, non può essere sicuramente, anche se ce lo auguriamo tutti, quello che Rakim ha fatto domenica scorsa, però una costanza di rendimento potrebbe far sì che anche i compagni intorno poi possano comunque essere sempre positivi. Non a caso quando riusciamo a coinvolgerli tutti quanti ne traiamo beneficio. Quando magari uno dei due ha un po' toppato la partita, come si dice in gergo, ne ha risentito anche il resto della squadra. Voi dalla tribuna siete state esterofile oppure ti favate per Rieti sicuramente, però ovvio. Insomma, chi vi ha impressionato di più? Allora, a me personalmente la rosa, ma noi ci abbiamo avuto un impatto diverso rispetto a voi, nel senso che almeno io personalmente ho conosciuto i ragazzi. Il nostro non tecnico. Sì, il nostro è più personale, perché noi l'abbiamo conosciuti prima fuori dal campo e poi l'abbiamo visti dentro al campo, quindi è stato un bel impatto. Cioè, per esempio, Andrea l'abbiamo visto, cioè, comunque vederli in una situazione diversa, insomma, no, è stato. Della rosa perché, insomma, Gianluca era molto... Lui è un logorroico, un chiacchierone. Quindi vederlo entrare al campo così, non lo so, ci ha impressionato parecchio. Anche almeno per te, personalmente. Oppure c'è stato qualcun altro che... Io personalmente era Kim, perché era tanto silenzioso, tanto timido. E invece dentro al campo ho visto che era abbastanza più sfrontato, quindi mi ha fatto una bella impressione, bravo. Bravi tutti poi comunque. Bene, adesso ci andiamo a sentire se la regia è pronta. Fabrizio, scusa, ma l'alley-oop di... Se lo ritrova Samuele, ce n'era un altro, perché poi insomma lì c'era... Quello deriva anche da un passaggio, Pepper. Credo, di Pepper, no? Sì. Vediamo se lo ritrova nel quella frattempo. Per esempio è la situazione che ti dicevo prima di adeguamento delle difese su delle situazioni che all'inizio del campionato ci hanno pagato tanto, questi pick and roll centrali con giocati con Dalton che ci hanno pagato tantissimo all'inizio del campionato e che adesso ci danno un po' di meno, e noi di conseguenza stiamo adeguando un pochettino le nostre, come posso dire, le nostre spaziature offensive per cercare di ritornare a produrre. Quella lì è un'azione che ci ha portato a produrre una schiacciata. Sì, davvero bella poi, insomma, sia nella costruzione sì. che nell'esecuzione. Se la ritrova Samuele gliene saremo grati. Intanto se la regia ci manda il coach della squadra avversaria, così insomma forse un po' arrabbiato stava alla fine. Un pochino. Niente di nessuno, mai detto niente di nessuno, però vedere questi numeri, 37 tiri liberi contro 4, perché qua è sbagliato,
37 tiri di porta. Allora, o noi siamo dei delinquenti da mezzo a una strada, oppure loro non difendono niente. Luciano dirà che magari hanno difeso con la stessa intensità nostra, però se noi abbiamo un'intensità, questo non deve essere penalizzato. Noi abbiamo giocato. Quanti falli sono stati fischiati su situazioni dubbie a rimbalzo in mezzo a quattro persone? Fischi un fallo. Quanti falli sono stati fischiati in ritardo dopo l'azione fatta? La stoppata di Benedusi. È inutile che fa così, la realtà è questa, i numeri sono questi, si rimette alla partita e controlli. Però, lei può decidere o no, ma è così la realtà. Lui dice quello che vuole, non potete permettere di sindacare quello che uno esprime. Scusate, No, mi fa con la faccia così, dice, stai dicendo coglionate, allora è inutile che vengo a parlare qui. No. Questo tipo di gioco non ci sto, perché questa gente qui in casa mia non l'ho mai avuta. Anzi, mi viene a arbitrare il signor Mater Domini con quello di Reggio, come si chiama? Che vengono a arbitrare ai signori arbitri, Capurro viene a arbitrare in casa mia e poi fuori casa mi vengono questi due signorini qui, oltre a Dennis Quarta, che da solo non è riuscito a fare un cacchio, non è riuscito a tenere nessuno, perché i due hanno fischiato come i treni e non è successo niente. Voglio dire, magari mi fischi tre falli in meno, tre situazioni doppie per l'attacco di Rieti, magari qualcosa cambia. Magari da quando siamo 5-6 punti possiamo andare 8-9, cambia anche la partita. Non è che noi non abbiamo fatti di 37 falli, ne abbiamo fatti solo 3. Ne abbiamo fatti probabilmente 30, ma 7 forse no. 7 sono 14 punti. Questo non vuol dire che Rieti non ha meritato. Non sto dicendo assolutamente questo, ma fammela giocare con Rieti. Cioè, gli attori siamo Luciano Nunzi con la sua squadra e Maurizio Bartocci con la sua squadra. Voi, la gente paga il biglietto per vedere queste 10 persone che giocano. Non può essere falsata in questo modo una partita da questi tre signori. Con fischi fatti in ritardo, sballati, infrazioni di passi chiamate o non chiamate a seconda del momento. Questa è la realtà. Poi possiamo parlare. Io ai miei ragazzi stasera non mi sento di dire assolutamente nulla, perché se devo dire qualcosa, magari abbiamo fatto errori, abbiamo sbagliato qualche tiro, qualche scelta, abbiamo fatto soprattutto il primo tempo abbiamo esagerato in contropiede col tiro da tre punti che non dovevamo fare, abbiamo tirato troppe volte da tre punti rispetto a quanto avremmo dovuto. Queste sono colpe nostre sicuramente, dovevamo magari capitalizzare di più quello che prendevamo in difesa, però voglio dire, giochiamocela. Luciano Nunzi contro Maurizio Bartocci, Rieti contro Barcellona. E basta. È la prima volta che io faccio una cosa del genere. Non mai, potete vedere negli anni, se ci sono le mie conferenze stampa, non ho mai detto una cosa, ma stasera veramente è una cosa allucinante. Possono dire quello che vogliono. La realtà è questa. Fallo di la stoppata di Cefarelli, presa in pieno la palla di Benedusi, fischia dopo che sono arrivati a terra, fallo di spinta dopo il tiro. Ma di che cosa parliamo? Devi fischiare perché stai là sotto. Fischiato la prima azione, due falli in attacco a rimbalzo a Lobo, i primi 5 minuti. Me l'hai tolto dalla partita, io ho giocato senza un americano, già c'ho migliori fuori, già siamo una squadra di ragazzi, migliori fuori, mi togli l'americano, 4 giocatori usciti per 5 falli, che siamo animali, è la prima volta in assoluto che succede una cosa del genere, Io sono veramente allucinato. Poi se si decide che dobbiamo andare giù perché siamo una società di merda, perché facciamo schifo, perché la gente non vuole venire a giocare in Sicilia, lo dicesse chi deve decidere, ma non devono decidere altre persone, dobbiamo deciderlo noi sul campo, non altre persone. Non possiamo essere ostaggi di persone così inqualificate. Poi mi vengono a dire, quando vengono i commissari, vengono a dire lo so che sbagliano, dobbiamo avere pazienza, stanno imparando. Ma a spese di chi imparano? A spese di chi imparano sta gente? Riusciamo una volta a dire questi qua arbitrano una merda, diciamolo ufficialmente e li mettiamo fuori? O dobbiamo sempre pagare noi, le società? O io, o lui, o chi per esso? E siamo ancora a questo, e continuiamo a fare questo. Poi vogliamo parlare della partita. Io posso dire che stasera noi abbiamo giocato con
buonissima intensità. I ragazzi hanno interpretato, secondo me, la partita nel migliore dei modi. Ottima prestazione, sinceramente, di Bagos, che ha risolto la partita nei momenti più importanti, con tiri da sotto, rimbalzi importanti e un tiro da tre che onestamente non era proprio quello che mi aspettavo che decidesse la partita. Però voglio dire, bravissimo, ha giocato veramente al di sopra di quello che io onestamente pensavo potesse giocare. Bravo lui, ha dato un'impronta importante alla squadra, come presenza, come energia, come cattiveria. Credo che poi alla fine ha vinto Rieti, perché probabilmente nei momenti importanti ha sbagliato qualcosa in meno. Noi abbiamo sbagliato due tiri liberi, che erano i primi due, dopo 39 minuti abbiamo sbagliato, e questa è stata una colpa nostra. Però alla fine, sai, un giocatore che è stato fuori tanti minuti, dopo è riuscito a giocare, credo che abbia giocato esattamente 18 minuti, 17 minuti e mezzo. Questo è chiaramente, è difficile che poi sia con la testa sul pezzo. Personalmente devo dire che i ragazzi hanno dato tanto, si sono impegnati in difesa, abbiamo cercato di collaborare, abbiamo sicuramente dei limiti tecnici importanti che si sono visti in alcuni momenti su scelte in attacco sbagliate. Questo è una cosa che dovremo migliorare, sulla qualità e la selezione dei tiri, ma se un giorno riusciremo ad allenarci tutti quanti assieme avremo anche migliori, magari avremo anche delle alternative in attacco diverse. Detto questo, meriti di Luciano, che sta facendo un ottimo lavoro a Rieti. Io devo complimentarmi con lui, perché è una persona che stimo prima di tutto, e poi credo che lui il lavoro lo stia facendo veramente bene. La gestione degli ultimi minuti è stata, abbiamo sbagliato, abbiamo forzato delle situazioni, ci è mancata lucidità. Io non ho avuto il tempo di poter togliere, per esempio, qualche minuto nel secondo tempo Smith, dargli qualche minuto di riposo. Ha dovuto giocare praticamente sempre, viste le continue rotazioni. Abbiamo subito, e credo che questa cosa qui un po' l'abbiamo pagata sotto canestro in difesa, e questo l'abbiamo pagato poi anche in attacco, perché non avendo poi alla fine solo Corrado Bianconi, che è un giocatore molto ma molto perimetrale, è un 3 che si adatta a giocare da 4, non avendo Lobo come punto di riferimento titolare, un po', anche se poi alla fine ha giocato ma non è mai entrato in partita, non abbiamo avuto quello che noi in queste partite fino ad ora abbiamo utilizzato come punto di riferimento per l'attacco, e appoggiarla, infatti lo siamo andati a cercare, anche se poi lui non è riuscito a dare, cosa che in un momento importante della partita Cefarelli per esempio è riuscito a dare, si è sostituito con 3-4 canestri consecutivi, perché noi siamo abituati mentalmente ad avere un appoggio, ma essendo mancato a rotazione sempre i nostri esterni, abbiamo sempre utilizzato molto appoggiare la palla dentro. Stasera, non avendo Lobo come punto di appoggio, ci ha dato una mano Cefarelli importantissima, poi giustamente l'hanno messo a sedere, e quindi in quei minuti lì i nostri piccoli sono mancati, un po' ha perso lucidità credo anche Smith nella gestione delle ultime azioni, ma anche i nostri piccoli hanno fatto fatica. Paghiamo la gioventù dei nostri playmaker, paghiamo la capacità di gestire nei momenti che contano la partita. Io Parente non ce l'ho, voglio dire, io credo che Luciano, se deve dare un ultimo tiro, lo mette in mano a Parente tutta la vita, o comunque dice piglia tu la palla e poi vediamo che succede. Io questo, in questa squadra qui, in alcuni momenti della partita lo pago, e viene a galla proprio tutta la gioventù di questi due ragazzi, i quali si stanno sbattendo, però poi alla fine la paghiamo proprio in termini di scelta e di pericolosità. Torniamo in studio dopo questa lunghissima, ce l'abbiamo sentita anche in diretta lì, insomma non finiva mai a ripetere più o meno gli stessi concetti, è abbastanza pesante, no? Discrezione su un arbitraggio che a suo modo di vedere non è stato così imparziale, insomma poi sono opinioni, assolutamente, ognuno ha il suo modo di vederla senza voler controbattere, poi a distanza non l'abbiamo nemmeno fatto lì, l'abbiamo lasciato sfogare perché capiamo anche un po' la delusione dopo la sesta sconfitta di fila, dovendo fare a meno anche in partenza di un giocatore importante, con dei falli che hanno tirato fuori Lobo dopo qualche minuto. Però insomma credo che forse è una lettura un po' troppo semplicistica, insomma l'abbiamo detto prima, no, per riassumere, no, Luciano, sì, un atteggiamento di Rieti che forse ha consentito, esatto, a Barcellona, esatto, sicuramente di... se uno si basa
sui numeri della partita sono numeri che balzano agli occhi, però poi dopo quel foglio, secondo me, se lo si legge in questo modo, dice poco. Andandoci a fondo, analizzando la partita, quei numeri sono figli purtroppo di un nostro atteggiamento difensivo veramente inesistente, ma lo testimoniano i 43 punti subiti contro i 30 del secondo tempo, e non a caso siamo passati da 3 falli a 10. Siccome stavo vedendo proprio il conto dei falli delle ultime partite, abbiamo sempre viaggiato tra i 20 e i 25 falli fatti. Se avessimo fatto una partita dello stesso tipo, probabilmente riuscivamo a tenerli un pochettino più bassi nel primo tempo. Poi è normale che il numero, ti ripeto, non posso controbattere il numero, però secondo me i numeri sono figli. No, è la realtà, quello voglio sì, dire. Sì, quella è la realtà, però son numeri figli un po' di... Sono figli di una partita che ha avuto due volti, cioè ha avuto una squadra che sicuramente ha approcciato nel giusto modo, che sono stati loro, che hanno messo in campo fisicità, atletismo, perché giustamente poi dopo era uno spareggio, tra virgolette, era una squadra che veniva da 5 sconfitte. Ma io obiettivamente mi aspettavo loro così, non mi aspettavo noi. Poi dopo siamo stati bravi a sistemare alcune cose a livello difensivo e la partita un po' ha girato, però insomma. Viva Dio, potrei anche, volendo veramente rispondere, ma non so quanto senso abbia, io mi sono lamentato per delle infrazioni di passi clamorose proprio di Cefarelli che secondo me nelle altre partite sono state sempre fischiate, in questa no. Poi devo essere sincero, un canestro di Rakim fatto con la stessa infrazione, quindi anche a dimostrazione di un metro arbitrale, però rispetto alle altre partite ci siamo trovati di fronte a un metro sicuramente diverso. Sì, poi io onestamente, forse anche Valerio, difficilmente ricordiamo, no Valerio, degli arbitraggi spudoratamente casalinghi qui a Rieti, obiettivamente forse... No. Abbiamo più avuto modo di lamentarci di qualche arbitraggio nella storia, intendo dire, sai, magari quanti anche, poi siamo usciti, sì, gli arbitri. E anche il fatto che la lingua batte dove il dente duole, no? Quindi magari ricordiamo di più gli episodi che ci hanno colpito negativamente, però, ripeto, oggettivamente, al di là dei dati statistici, non mi pare che le decisioni arbitrali abbiano inciso così pesantemente. Anche secondo me la sensazione, al di là dei numeri che poi c'erano, ma le sensazioni dal campo non mi sembravano quelle di un arbitraggio di parte, un arbitraggio che fosse stato condizionato poi non so da cosa, al di là poi dei fischi. Io ho visto più un atteggiamento mollo da parte della nostra squadra per lungo tempo, sì, sì, sono d'accordo. E quindi lì poi non arrivano i falli perché non sei sul pezzo, come si dice. Anche perché loro sono stati in partita fino alla fine poi, no? Quindi magari con quella caterva di falli fischiati, di liberi, eccetera, potevano mollare prima, quindi non è successo questo, un po' anche per nostra negligenza, perché piuttosto, ecco Luciano, questi errori ai tiri liberi, no? Mi sembrano un po', ecco, un po' esagerati. Ecco, perché poi ha detto di tanti tiri liberi tirati, però allora, noi tiri liberi, devo essere sincero, quest'anno per la prima volta quasi tutti i nostri allenamenti terminano con una serie di tiri liberi segnati. Secondo me il tiro libero non è un problema tecnico, è un problema mentale, quindi fa scopa con quello che vi stavo dicendo prima della poca attenzione messa a livello difensivo. Se guardiamo l'attacco, il dato dei tiri liberi ti dà è la stessa spia, diciamo. Come in difesa siamo stati morbidi al punto tale da non dover difendere, non commettere falli, in attacco nel momento della concentrazione massima, che può essere quella di un tiro libero tirato, siamo venuti a mancare, perché comunque la percentuale anche siamo di la terz'ultima forza del campionato, come tiri liberi, diciamo, facciamo meglio soltanto di Latina e Reggio Calabria, 69%, ce l'ho qui davanti, insomma specie alla sì. Fine, poi insomma ci vuole la lucidità. Assolutamente giusta, sì, no? Assolutamente sì. Sono visto anche le partite che stiamo facendo, cioè tolta Casal Monferrato, tutto sommato le altre, anche quando abbiamo perso, comunque siamo riusciti a giocarle.
Sbagliare tanti tiri liberi sicuramente. Una squadra che tenta di giocare a punteggio basso. Scusa, non ho capito. Per una squadra come la nostra, che quantomeno nelle intenzioni prova a giocare con punteggi. Sì, a giocare con pochi possessi. Abbastanza bassi, perché voglio dire, sì, è conscia che forse, certo, non ha a 80-90 punti, forse la partita non la vince perché non c'è quel potenziale offensivo, magari. Quindi cerchiamo, voglio dire, di rimanere al di sotto dei 70, ove possibile. Sì, no? Chiaramente i tiri liberi diventano. Sbagliarne qualcuno lì diventa, sì, pesante, no? Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Bene, io andrei su Next, così poi le ragazze ci raccontano qualcosa della loro esperienza che hanno vissuto anche insieme con la squadra. Next, sempre di Gaetano Laghetti, così andiamo ad addentrarci in quest'ultima fase al nostro prossimo avversario di domenica prossima, un'altra trasferta, un altro spareggino, se vogliamo, sabato a Domegna contro una squadra, insomma, che come noi, credo, punti alla salvezza, no? Beh, diciamo che non credo che le aspettative iniziali fossero quelle. Poi loro sono stati sfortunati in alcune partite all'inizio, probabilmente si è creata un po' di insicurezza e adesso diciamo che loro sono una squadra in casa veramente tosta, dura, cattiva. Però ecco, anche domenica a Roma hanno perso una partita al supplementare con Voxwill che si è fatto tutto il campo da solo e poi si è alzato da tre punti e ha tirato, quindi vuol dire una squadra che comunque secondo me ha ritrovato gli equilibri in salute e bisognerà essere non sicuramente quelli del primo tempo di Barcellona per avere la voglia di andare a vincere lì. È una partita alla nostra portata sicuramente, per cui dobbiamo andare carichi e pronti per cercare di vincere. Se siamo stati bravi a Scafati, esatto, casa della capolista, se siamo andati a cogliere due punti ad Acropoli, voglio dire, in transagonistica, se possiamo dirlo, nell'inizio campionato, comunque rimane ancora seconda. Insomma, Rieti credo che possa a questo punto dire: ovunque vado, sia in casa che fuori, mi vado a giocare la mia partita, sì, poi sono... vediamo se porto i due punti o meno. Sono... Intanto Next. Post Santa Barbara per la NPC Rieti in quel di Omegna contro la Paffoni Fulgo Romegna, squadra ferma a soli 6 punti in classifica, certamente non in linea con le previsioni della vigilia. La squadra piemontese, dopo un pessimo inizio, si è rimessa in linea di galleggiamento conquistando 3 vittorie e sfiorando l'impresa domenica scorsa a Roma, battuta solo nell'overtime. La squadra guidata da Alessandro Magro si fonda su un buon gruppo di italiani a supporto degli americani esordienti in Italia. La guardia Moore, autore di 12,2 punti a partita con il 38% dall'arco, e l'ala forte Smith con esperienza europea in Germania, Turchia e Francia. Per lui 12 punti e 9 rimbalzi a partita. Il giocatore più rappresentativo della squadra è certamente il centro Antonio Iannuzzi, giocatore solido ed esperto, con ottima tecnica e miglior realizzatore della squadra con quasi 14 punti ed 8 rimbalzi a partita. Una squadra senza grossi picchi e accentratori di gioco, ma sono tanti quelli che possono rendersi utili, non dando grossi punti di riferimento agli avversari. Il play è Alessandro Zanelli, quasi 10 punti e 3,5 assist a partita. Il suo cambio è Cappelletti. Altri giocatori importanti sono l'ala piccola Casella e la guardia Giacomo Gurini, sesto uomo di lusso già cercato da Rieti lo scorso anno dopo l'infortunio di Benedusi. Eccellente tiratore anche dall'arco dei 6 e 75. Completano il roster i giovani Galmarini, Vildera e Terenzi, che sanno rendersi utili quando vengono chiamati in campo.
Una squadra che segna 67 punti a partita, subendone quasi 80 di media, ma che nel suo palazzetto, anche se in realtà è il palazzetto della vicina Verbania, potrebbe essere un ostacolo duro se Rieti non torna ad essere quella delle 4 vittorie consecutive. Una partita comunque molto importante che, se vinta, potrebbe tenere a debita distanza un'altra squadra invischiata nella lotta per non retrocedere. Appuntamento sabato 5 dicembre alle 20:30 al Palabattisti di Verbania. Andrea, una partita importante quella, perché vale forse anche più dei due punti, perché lì al Palabattisti, come ci ha suggerito Gaetano, ci si gioca innanzitutto una possibile fuga, no? sugli ultimi posti. Vincere in trasferta con la diretta concorrente può, insomma, significare un passo importantissimo, no? per l'obiettivo vostro. Esatto, vincere a Omegna sarebbe una grandissima soddisfazione. Loro adesso sono in fase crescente, perché all'inizio non erano partiti benissimo da come si erano posti, da, diciamo, i nomi della squadra. Poi piano piano hanno iniziato a vincere partite, a sentirsi quelli che sono realmente giocatori loro. E siccome noi abbiamo anche, diciamo, due trasferte, non solo questa di Omegna, poi la prossima sarà a Siena, se non mi sbaglio, quindi la vittoria fuori casa a Omegna sarebbe veramente una soddisfazione e una vittoria importantissima. In fuori onda ti ha dato già un obiettivo il tuo coach, mi pare che ti ha indicato Gurini. Sì, esatto, come ha detto il coach, non bisogna farlo tirare. E io ce la metterò tutta, naturalmente, e comunque anche chi lo marcherà, non solo io, sicuramente farà di tutto per non farlo segnare. Valerio, si può aprire una serie come quella che è stata, magari andando un po' a strappi in questo campionato, no? Due sconfitte, 4 vittorie, 3 sconfitte, e adesso si è tornata la vittoria. A me sembra un campionato molto equilibrato, un campionato nel quale è difficile fare previsioni e pronostici, perché ad ogni domenica ci sono risultati altalenanti che sconfessano quelli della giornata precedente, quindi io resterei con i piedi ben saldi in terra, come faceva presente Luciano, facendo in modo che la squadra riconquisti quella unità di intenti, quella determinazione che ne ha caratterizzato l'abbrivio di torneo. Quindi però 10 punti dopo 10 giornate sono tanti. Insomma, io credo che in un progetto come quale è stato spiegato bene quest'estate, io credo che li avremmo sottoscritti tutti con segnati in rosso, rimarcati, cioè 10 punti sono un buon bottino, no Luciano? Io, guarda, ti dico la verità, non pensavo che lo sviluppo delle prime 10 giornate fossero in questo senso. Invece ho notato che per emergere i reali valori del campionato, insomma, ci è voluto un bel po', quindi ci sono stati tanti punti persi per strada dalle squadre, diciamo, migliori. E quindi questi 10 punti sono veramente super, perché se non avessimo adesso quei 10 punti saremmo invischiati nei bassi fondi. Oltretutto, come dice Valerio, è un campionato veramente difficile da pronosticare. Che ne so, dall'ultima giornata non mi aspettavo quel più 22 di Reggio Calabria a casa al Pusterlengo, perché Reggio Calabria veniva da una situazione difficilissima, cioè è una reazione mostruosa un risultato del genere. Quindi bisogna vivere la giornata, come diceva Andrea. Adesso noi abbiamo due trasferte che potrebbero essere due partite alla portata, ma potrebbero anche rilevarsi due campi difficilissimi. A Siena non è facile per nessuno andare a vincere, Omegna ha trovato un po' il ritmo del campionato, quindi in due giornate ci potremmo trovare di nuovo con tutte quante le squadre sotto di nuovo attaccate dietro. Per cui bisogna ragionare domenica per domenica. Adesso la cosa importante è arrivare pronti a giocarsi la partita Omegna. Però ci arrivate, insomma. Oppure addirittura praticamente salvi, dovessero andare bene tutte e due. Per assurdo sì, per assurdo, arrivare a 14 punti significherebbe, no, salvi no, però beh, sicuramente insomma, significherebbe ritrovarsi a giocare le posizioni. 18 partite sì, ancora, insomma. Forse si è alzata la quota salvezza, come dire, quart'ultimo posto, chiamiamola così, perché sappiamo che retrocede l'ultima, però le penultima e terzultima faranno i play-out.
che sarebbero chiaramente da scongiurare perché sono un terno all'occhio. Certo. Il quart'ultimo posto, forse proprio per l'equilibrio che c'è in campionato, forse ha elevato la quota salvezza. Credo di sì, perché secondo me molto dipende dalla struttura delle squadre, con due giocatori americani che chiaramente sono due giocatori che spostano molto gli equilibri, basta che in una giornata uno dei due non gira come deve girare e anche delle squadre magari attrezzate possono. Ma Siena per esempio è la dimostrazione, Siena ha avuto un momento di calo nel momento in cui il playmaker non era proprio al 100%, come lui ha ricominciato a produrre gioco, a produrre punti, Siena è andata a vincere Agrigento, ha vinto in casa contro Agropoli, quindi è chiaro che di mercato non ne abbiamo parlato anche un po' volutamente, perché poi alla fine c'è veramente zero da dire, nel senso più o che meno, siamo vigili sicuramente come tante altre squadre, ma non si muove assolutamente nulla e per il momento va bene così. Il momento delle nostre ragazze adesso, che ci vanno a spiegare, se poi la regia manda anche in onda le foto che abbiamo, ecco qui, cos'è questa roba qui, ce la volete spiegare? Minigonna. Nessuno ha chiesto cosa indossasse il mio superatore. L'idea è partita da tutti mani in tasca, adesso siamo sì, tutti mani in tasca, assolutamente. L'idea era quella di abbattere gli stereotipi che purtroppo spesso celano poi la reale colpa dell'aggressore o della violenza in sé per sé. Inoltre volevamo anche dare un metro di giudizio positivo, perché spesso le donne che vivono nella violenza conoscono solo quello, quindi noi volevamo combattere questa piaga sociale mostrando l'esistenza del diverso, quindi incoraggiando le donne a denunciare e mostrando loro che esiste un rapporto diverso basato sull'amore e sul rispetto, quindi era questo insomma l'obiettivo poi finale. Sì, perché di solito il 25 di novembre e l'8 marzo tutti gli uomini vengono visti come violenti, cattivi e bruti. Noi abbiamo voluto ricordare anche che c'è del buono, c'è del positivo e soprattutto di meglio. Sì, esatto, perché purtroppo una donna, come ha detto bene Federica, una donna che vive nella violenza, che a volte è anche figlia di violenza, non sa cosa vuol dire il positivo, non sa che c'è di meglio, non sa che c'è il buono. E noi, utilizzando i corpi dei nostri bellissimi giocatori di basket, abbiamo voluto dare appunto questo messaggio che c'è del positivo. L'idea di chiedere appunto ai ragazzi di posare per noi è stata intanto quella che dicevamo prima, appunto 2000 persone che li seguono, e 2000 persone sono tante. Basta solo pensare che oggi la campagna è stata condivisa anche dalla Gazzetta dello Sport, e questo per noi è importante, perché è una piccola goccia nell'oceano, però è una goccia fondamentale. Appunto qui vediamo i numeri, che sono il 1522, che è il numero nazionale, e il Nido Diana, che ha anche sponsorizzato, ha anche patrocinato la nostra campagna, che è appunto lo sportello antiviolenza che c'è a rete e che purtroppo molte persone non sanno, e noi abbiamo puntato molto su questo perché è importante far sapere che c'è una, chiamiamola, via di fuga, c'è chi ti può supportare per uscire da questo tunnel, perché oltre a far vedere l'occhio nero o a far capire che ha sbagliato la violenza, bisogna anche far capire alle donne come uscire dal problema. E per questo per noi era importante rappresentare anche lo sportello antiviolenza, il 1522, che è il numero nazionale. Io vorrei ringraziare pubblicamente i ragazzi che sono stati. Vi ci siete divertite, perché ho visto insomma molto le foto, al di là delle anche belle foto, devo dire. Perché sì, la fotografa è stata Francesca Maria Di Berti, che ringraziamo per la professionalità e il lavoro svolto, che è stato condiviso davvero da simpatico. Tutti. Poi insomma il bianco e nero è una cosa che bisogna saper fare. Quindi sì, non è stato facile, anche perché molti dicono avevate uno studio. Io veramente vi inviterei a vedere dove abbiamo fatto le foto, perché poi lo può dire anche Andrea, insomma era tutt'altro che uno catareggio, studio. Diciamo, ecco. Però è riuscito bene e ne siamo soddisfatte. Speriamo che questo messaggio, oltre ad arrivare alle 2000 persone che seguono i nostri ragazzi, arrivi anche più. Ma che faccia vincere, voglio dire, la paura tante volte di denunciare delle situazioni alle donne. Sappiamo che insomma sempre di più lo fanno, però ce ne sono ancora tante che rimangono lì. Poi credo che al di là della violenza contro le donne si lancia un messaggio della pace, della violenza, che non deve esserci in assoluto, al di là
verso cui è chi è indirizzata, insomma, perché poi tra uomini e uomini ce n'è tanta di violenza, no? Infatti c'è un'immagine... Ci vorrebbe un mondo un pochino diverso. Sì, esatto. Infatti c'è un'immagine dove viene, diciamo... rispecchiato l'immagine del rispetto, quindi noi volevamo proprio trasmettere questo, quindi un rapporto basato sull'amore ma soprattutto sul rispetto, che non è detto insomma sia solo in una coppia, deve essere comunque in qualsiasi tipo di rapporto. E inoltre noi abbiamo coinvolto i giocatori dell'NPC sia perché lo sport è un canale comunicativo molto intenso e diretto, ma anche perché volevamo e coinvolgere gli uomini, perché noi pensiamo che sia importante che un messaggio contro la violenza sulle donne parta direttamente dagli uomini, proprio per il discorso che le donne possono così capire che non tutti gli uomini sono violenti, anzi la maggior parte comunque sono proprio come loro, sono bravi ragazzi. Quindi... Questo hashtag Mani in Tasca è anche un canale, immagino, no? Di sì. Comunicazione con quale chi vuole, no? Progetto nato all'interno dell'Officina dell'Arte di Rieti. Infatti noi siamo delle volontarie del servizio civile che operiamo per Musicologiamo. Abbiamo aperto un canale online che si chiama Off News, dentro il quale stiamo attivando vari progetti. Uno di questi progetti è stato insomma questo hashtag Mani in Tasca. Sì, che è un progetto comunque patrocinato dal comune di Rieti e dalla provincia di Rieti, e ripeto, dallo sport all'antiviolenza. Mani in Tasca è chiaramente, ecco, ci sembra di voler dire da due ragazze combattive, non vuol dire stare con le mani in mano, insomma, no? Ma significa darsi da fare per combattere e denunciare quelle che, voglio dire, altre volte sono le violenze. Bene. Io direi che forse dobbiamo chiudere a questo punto il nostro martedì insieme a parlare di basket e non solo questa sera, anche di cose, di temi importanti. Lo facciamo col sorriso, come dire, che può derivare da una trasmissione sportiva e anche la semplicità con la quale una trasmissione sportiva può avvicinarsi a temi così profondi, però ci è piaciuto di presentare sicuramente questo, rappresentare questo problema e ospitare Silvia Santilli e Federica Troiani, che grazie. Ci hanno tenuto compagnia, hanno parlato anche loro di basket questa sera. Vado a ringraziare Andrea Longobardi, cui auguro certamente di sapersi meritare. Non sarà facile, perché Luciano lo conosco, però stai tranquillo che se fai quello che ti dice te le darà di spazio. Certamente. Pian piano, senza bruciarti, e ti ritroverai bene. Luciano Nunzi, grazie per l'invito, no, sempre grazie un piacere. Grazie a te, vogliamo sempre più spesso qui in mezzo a noi a spiegare, voglio dire, quelle che sono i punti di forza, le debolezze, i vari momenti, no, della nostra squadra, che ci sta regalando soddisfazioni e ci sta regalando anche una cornice di pubblico. Tante volte ci siamo guardati dietro con questa orografia negli anni passati, pensando a quello che la domenica c'era. Le 500, 600, siamo partiti da quella cosa lì, no? E adesso, insomma, ma domenica forse eravamo questi, più o meno siamo tornando. È bello, perché si sentono. Si sentono, partecipano. Io ho visto, sì, a un certo punto che si sono messi con le bandiere dietro al canestro ai tiri liberi di Mancaferri per cercare di farlo sbagliare. Quindi, voglio dire. Ci sono ragazzi che hanno voglia che la propria squadra emerga. Un grazie particolare chiaramente va al mio amico Valerio Pasquetti, che ringrazio, gli ho fatto fare tardi questa sera sapendo i suoi orari usuali. Abitudini metaboliche. Ormai è così, ma insomma è uno che poi è sempre un piacere. Di energia ne ha tanta, e non solo con la penna, perché insomma è scalatore di tutto rilievo con la sua bici. Buonanotte. Buonanotte, va bene, buonanotte a tutti, un saluto e a martedì prossimo, credo, con Roberto Pentuzzi. Buonasera. Finisce qui, il calcio forse vincerà.